notizie dello spazio in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea. Ecco gli astri maestosi della nebulosa dell'Aquila. Queste immagini sono state colte dall'osservatorio spaziale Hubble. Il nitore degli scatti si ottiene grazie al fatto di operare direttamente nello spazio con oggetti distanti milioni di anni luce. Si è trattato di un successo molto maggiore di quello che ci si aspettava. Di fatto non ha mancato di rivoluzionare l'astronomia. Ha consentito di avere delle immagini dell'universo remoto che prima erano irraggiungibili senza Hubble. Lo scienziato Bob Fosbury dell'European Southern Observatory è consapevole dell'impatto che ha avuto Hubble. Questi grandi telescopi che guardano indietro sono delle macchine del tempo. Una struttura così è un concetto intellettuale che diventa telescopio, si osserva in profondità, le esposizioni possono essere lunghe e si fruga indietro nella storia dei primordi dell'universo. Si tratta di astri che appartengono all'alba dell'universo, li osserviamo come si presentavano allora. Possiamo poi spostare il telescopio e osservare la galassia vicina. Si tratta di un ricordo fossile di quello che era. Adoperiamo il telescopio come una macchina del tempo. In un momento guardiamo all'universo di 13 miliardi di anni fa e poi, con lo stesso telescopio, osserviamo lo spazio vicino e troviamo come tutto ciò sia cambiato. Hubble orbita sulle nostre teste a 600 km dalla Terra. Dalla sua messa in orbita è stato riparato 4 volte dagli astronauti. Il prossimo intervento, l'ultimo, è previsto per l'agosto di quest'anno e consentirà al telescopio spaziale di essere attivo per altri 5 anni. Il suo è un contributo enorme alla conoscenza della formazione delle stelle. Si tratta di un telescopio che opera su lunghezze d'onde visibili all'occhio umano, ma fin dal suo lancio gli astronomi hanno sempre puntato ad una versione più avanzata di Hubble. C'è un'enorme lacuna nelle nostre conoscenze, perché possiamo studiare la struttura degli albori dell'universo subito dopo il Big Bang, con missioni come COBE e l'imminente missione Planck dell'Agenzia Spaziale Europea. Possiamo studiare le galassie con Hubble, ma con queste due che non sono appaiate, dobbiamo cercare di capire quel che è rimasto del Big Bang, capire la creazione delle galassie, delle stelle e le nostre stesse origini. Il successore di Hubble, il James Webb Space Telescope, servirà a colmare le lacune perché opera con gli infrarossi e potrà vedere attraverso le nubi anche oggetti lontani, la cui luce è stata affievolita. Fra le ragioni che fanno di James Webb un telescopio eccezionale e tanto diverso da Hubble e dagli altri telescopi basati a terra, c'è la sua duttilità e il fatto di essere pieghevole e facile da collocare in un razzo. D'altra parte, il telescopio James Webb è particolare perché verrà protetto dal sole. Per cogliere i raggi infrarossi, il telescopio sarà lontano 1 milione di chilometri dalla Terra in un ambiente buio e a 240 gradi centigradi sotto lo zero. Deve stare al freddo perché gli infrarossi sono raggi caldi e per poter misurare il calore che viene dai corpi freddi il telescopio deve essere più freddo dei raggi che cerca di misurare, diversamente il calore si confonde con quello dello stesso telescopio. Parti del telescopio sono state testate nei laboratori Rutherford Appleton vicino Oxford, Gran Bretagna. Il telescopio è dotato di 4 strumenti, 2 dei quali di fabbricazione europea, la telecamera MIRI agli infrarossi e lo spettrografo. Si tratta di apparecchiature altamente sofisticate e molto sensibili. Mm.
La cosa importante di Miri è la sua capacità di cogliere le immagini e ciò consentirà al telescopio di fotografare le galassie distanti e di guardare agli anelli di detriti e ai pianeti vicini alle stelle. Miri inoltre è dotata di uno spettrografo che serve all'analisi degli oggetti. Così possiamo vedere quali sono le loro componenti chimiche, per esempio vedere se c'è del metano o del carbonio nei pianeti o negli anelli di frammenti cosmici che circondano le giovani stelle. Nella periferia di Monaco di Baviera è stata costruita una copia più grande di Miri. Si tratta di NIRSPEC, uno spettrografo che ci aiuterà a capire come si sono formate le stelle. Lo spettrografo è in grado di analizzare la luce degli oggetti celesti e di investigarne i colori, la composizione delle onde. Uno strumento che fornisce agli scienziati metodi di diagnosi per capire di che cosa siano fatti gli astri, per conoscere la loro temperatura, la rotazione. E questo è il primo strumento di ricerca su nuovi oggetti, galassie, giovani galassie agli esordi, appena nate. James Webb, con uno specchio di 6,5 metri ed uno scudo solare grande quanto un campo da tennis, è la più complessa navicella spaziale mai costruita. Verrà lanciata nel 2013. Fondamentale è sapere quali siano stati gli astri che hanno irradiato per primi l'universo. Bisogna capire in termini generali la storia. Tutto inizia col Big Bang. Si produce questa enorme palla di fuoco che si espande e alla fine diventa trasparente. Ad un certo punto le cose cominciano ad accadere, spuntano i buchi neri, sgusciano le prime stelle. Allora uno di questi oggetti inizia ad irradiare la prima luce dell'universo dopo il Big Bang. Francamente si tratta di una ricerca difficilissima, ma quella è la prima luce dell'universo che si vuole vedere. La creazione resta un mistero.